affettuoso saluto a tutti voi, e con il sole che ci sorride, almeno noi lo speriamo nel momento in cui registriamo, ma certamente è la prima domenica di luglio, noi gioiamo. In molti paesi si celebra la festa del patrono, o la prima, paesi nostri di Sicilia, o la prima domenica di luglio o la seconda domenica di luglio. Nel mio paese si celebra oggi la festa di San Giovanni Battista, patrono, ecco, della mia città. Il testimone per antonomasia, il testimone precursore di Cristo. Adesso Gesù da una parte radicalizza il discorso sul coraggio della testimonianza, perché dice che chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Cosa vuol dire questo? Vuol dire non amare il padre o non amare la madre, vuol dire amare ciascuno in Dio, perché se è Dio la sorgente dell'amore, è attingendo a questa sorgente in una relazione unica, personale e assoluta, che noi possiamo riconoscere, accogliere e amare anche gli altri. Poi, difatti, Gesù prosegue: chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. E come sempre è in gioco la vita. Chi ama la sua vita la perde, perché chi cerca di accumulare, di accaparrare, di pensare solo a se stesso, alla fine si svuota, si smarrisce, non ha più senso la sua esistenza, perché nella torre d'avorio del proprio egoismo si muore d'asfissia, manca l'aria della relazione con Dio e con gli altri. Chi invece perde la sua vita, un po' come il chicco di grano che cade in terra e perdendosi, morendo, genera nuova vita, anzi tanti chicchi di grano, così è per noi. Chi ha il coraggio di perdersi per amore, senza perdere di vista se stesso, allora veramente trova la vita. Gesù ci insegna queste cose che non sono utili a Lui. Vedete, il Dio cristiano non è un Dio che vuole adepti per sé o cerca soddisfazioni per sé. È per noi che Dio ci dice questo. E quindi ogni volta che noi riusciamo a perderci per amore e a vivere l'amore di pura perdita, noi ritroviamo la nostra identità, ritroviamo la nostra vita, perché il nostro cuore si schiude alla gioia e le nostre labbra si aprono al sorriso. E poi Gesù continua: chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Torna questo discorso trinitario, quindi accogliendo il Figlio si accoglie il Padre che lo ha mandato, e accogliendo il Padre noi siamo nel cuore del Padre, perché siamo per Dio Padre l'icona dei figli nel Figlio. È straordinario questo gioco, è sempre una relazione con Dio che non è mai chiusa in sé, perché si dischiude alla relazione con gli altri, accolti, amati, riconosciuti come fratelli. Tant'è che Gesù, subito dopo aver parlato della relazione con Lui, anzi dell'accoglienza di Lui e dunque dell'accoglienza di Dio Padre, dice: chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli non perderà la sua ricompensa. Notate come allora la relazione con Dio si gioca nella relazione d'amore con gli altri, come la nostra fede in Dio alla fine si snodi proprio
nel nostro amore verso gli altri, altrimenti, dice Giovanni nella prima lettera, è bugiardo chi dice di amare Dio che non vede e non ama il fratello che vede. E Gesù aggiunge: non solo chi darà un bicchiere d'acqua a uno di questi piccoli, ma chi darà un bicchiere di acqua fresca. Non basta fare la carità, non basta allora vivere la dimensione proprio strettamente indispensabile della relazione con gli altri. Bisogna vivere una dimensione squisitamente responsabile con gli altri. Non basta dare un bicchiere d'acqua, bisogna che si dia un bicchiere d'acqua fresca. Vedete, Gesù aggiunge questa qualità nel modo di relazionarci. Questa, a volte un sorriso vale più di un'elemosina, a volte un abbraccio vale più di tante parole. E allora non siate avari di sorrisi, di abbracci. Date l'acqua fresca a tanti cuori assetati, stanchi, affaticati, che forse proprio da voi sperano di ricevere un briciolo di conforto, di accoglienza e di speranza. Arrivederci. Thank you.